La giornata internazionale dell'infanzia celebrata ed accolta a Pareo Park. Assolutamente sì, il Pareo Park, che è il parco più grande del Mezzogiorno, non poteva che non accogliere questa grande iniziativa dell'UNICEF, la giornata mondiale dell'UNICEF qui al parco più grande d'Italia, dove ci sono a disposizione dei bimbi 170.000 metri quadrati, abbiamo tutto il parco tematico aperto per loro, avranno i laboratori, avranno tutto lo spazio necessario e possibile, gli abbiamo messo a disposizione tutto quello che è il viaggio di Babbo Natale, la casa di Babbo Natale, ci saranno 3 spettacoli per loro, quindi una grande giornata di allegria per poter accogliere, abbracciare i nostri figli che sono il futuro di questa terra. A soltanto 2 giorni dall'inaugurazione della stagione invernale qui del Pareo Park, che proseguirà fino al prossimo 26 di dicembre, la giornata di oggi manifesta la sensibilità di questa struttura nei confronti del sociale. Assolutamente sì, guardare al sociale vuol dire guardare al futuro. Se noi iniziamo a dare un occhio attento ai nostri bimbi che crescono su un territorio sano, dove vedono un'economia sana, dove vedono imprenditori impegnati perché questa terra possa avere il suo riscatto, credo che domani avremo delle forze di giovani che saranno disponibili a poter curare quello che noi gli abbiamo lasciato di sano. L'intenzione solidale di Pareo Park non è soltanto limitata ad alcune giornate, ma è il leitmotiv secondo il quale lei guida questo parco, perché qui la solidarietà è di casa sempre. Assolutamente sì, questa stagione, il mese di luglio e agosto, abbiamo aperto le porte a tantissimi turisti, ma tra i tanti turisti ci sono stati oltre 1500 che sono stati accolti da noi perché sono stati segnalati da diverse associazioni, parrocchie, per poter regalare anche a chi non ha la possibilità di poter pagare il biglietto una giornata di allegria, di gioia.